Allora, con noi abbiamo, beh, è stato un calciatore fino a un po' di tempo fa, ha giocato a discreti livelli, ottimo difensore. E poi è tra i calciatori uno di quelli che poi si è preso anche una laurea ed è Guglielmo Stendardo. Ciao Guglielmo. Salve a tutti. Un grande abbraccio. Con noi Franco Melli, Furio Focolari, il direttore di calciomercato.com Stefano Agresti, responsabile dello sport del TG Regione Lazio Orsini. Stefano, il nostro Paolo Cerigola, insomma siamo parecchio ragazzi. Come stai Willy, come stai? Bene, abbastanza bene, grazie a Dio. È un momento difficile per tutti noi, però dobbiamo cercare di trarre dalle avversità che stiamo vivendo delle opportunità per poter ripartire, speriamo presto, al meglio, non solo in ambito sportivo, ma un po' in tutti gli altri settori della vita, economica soprattutto. Direi di sì. Con noi anche la nostra Luigia Luciani, da Casa Luciani, ormai la ribattezziamo così, Luigia, no? Assolutamente così. Sì. Ma è meglio così che da remoto, sennò sembra passato, dico io. Oh, peraltro Stendardo ci può dare anche una mano, è anche avvocato, quindi ci potrà dire che cosa si sta per scatenare. Allora, innanzitutto è avvocato sportivo lui. Avvocato sportivo, quindi di diritto sportivo, insomma, ne mastica. E quindi qua ragazzi, qua Guglielmo, allora intanto ieri, no, hanno parlato due presidenti, uno Lotito e tra poco lo sentiamo, e lo ha intervistato proprio Stefano Orsini, e ha riparlato anche il presidente della Sampdoria, proprio due visioni totalmente opposte. Poi è vero che ci sono state le 20 squadre che hanno firmato tutte per la ripartenza, ma lì per prendersi i soldi di Sky, dopodiché ogni squadra si posiziona. Tu che pensi, Guglielmo? Intanto volevo sapere la tua, poi anche ovviamente gli altri. Ma io, come ho sempre ribadito, credo che di fronte a interessi confliggenti debba prevalere il diritto alla salute. Questo credo sia innanzitutto da dire. Poi è ovvio che ci sono degli interessi economici in ballo importanti, e mi riferisco soprattutto alla Serie A, però in particolar modo in questo momento occorrerebbe unità di intenti. E invece purtroppo il virus ha messo in evidenza ancora di più i limiti umani e la tutela sfrenata dei propri interessi. Io sono d'accordo quando il ministro Spadafora dice che lo sport non è solo il calcio e il calcio non è soltanto la Serie A. È vero che la Serie A è un'industria e quindi va tutelata come un'azienda. Tutti noi ci auguriamo che si ritorni a giocare, perché è l'auspicio di tutti, però c'è la necessità di ripartire innanzitutto tutelando la salute, con chiarezza, con tempestività e soprattutto attraverso decisioni rapide, perché il calcio, se deve ripartire, ha bisogno di saperlo, di capire come fare, soprattutto alla luce dell'ultimo protocollo che è stato stanziato dalla FIGC. Allora io siccome Stefano Orsini non può stare tantissimo, io farei ascoltare questo intervento di Lotito. Ci dice il suo punto di vista Stefano e poi gli altri. Dai, sentiamo Lotito. È una sua vecchia battaglia quella di ripartire. Ma qui non si tratta della mia battaglia, qui si tratta di essere consapevoli di quelli che sono i rischi reali ed essere a conoscenza di quella che è la situazione. Forse parecchie persone parlano senza avere cognizioni di causa, perché non conoscono la situazione reale del calcio italiano. Il calcio è una grande industria, sapete che produce circa 1,2 miliardi di gettito all'erario. Nel momento in cui dovesse saltare il meccanismo, immaginate solo la mutualità che riverbera il calcio neanche negli altri sport. La Lazio è pronta? Mi auguro che la squadra sia consapevole, laddove si dovesse ripartire, penso che sia indispensabile farlo, ritrovi quella stessa situazione di gruppo, di determinazione e soprattutto di volontà di raggiungere determinati obiettivi. Stefano, vai Ilario. No, volevo chiedere, sì, a Stefano che sensazione ha ricavato, insomma. No, intanto, di grande attività del presidente Lotito, permettete di raccontare un aneddoto. Io sono riuscito a mandare l'operatore, ma io ho fatto un'intervista dal telefono, perché come giornalista non potevo, per le nuove regole Covid, uscire da Sachs, e quindi io ero in videochiamata con il presidente e il mio operatore là, e lui è stato disponibilissimo. E tra l'altro sottolineo l'aspetto della solidarietà della Lazio con questa vicenda di Sor Paola, che dicevi te, ma non solo con questa, come stanno facendo tanti calciatori e tante società. Bravi, in questo momento ce n'è bisogno, è giusto fare
tanti gesti. Guarda, io credo che il concetto principale sia quello dell'importanza del calcio e del bisogno di ripartire dall'ottica Lotito. È un'ottica che va un po' al di là, che fa un discorso un po' più economico rispetto ad altri, quindi il discorso della mutualità del calcio è importantissimo, cioè lui ha focalizzato questo punto, il punto di quanto dia tutto il movimento, quindi al CONI, agli altri sport e a tutto quanto. Poi è chiaro che tutti noi abbiamo bisogno di normalità, abbiamo voglia di normalità, ma il rispetto delle regole, di quello che sta accadendo e di quello che ci imporranno deve essere chiaro. Siamo andati anche oltre, questa è la sintesi. Poi c'è stata una seconda tranche dell'intervista che è andata a Rai Sport questa notte, questa mattina, a Rai News, eccetera, e lì si è andati anche oltre da questo punto di vista, entrando nel dettaglio nei costi, nei conti del calcio italiano. Ecco, per Lotito il calcio italiano è, e non solo per lui, la terza industria del paese. Fermarla a cascata, o meglio, fermarla a tempo indeterminato a cascata, penso che possa creare dei problemi economici, noi parliamo solo economici, molto grandi. Poi sull'aspetto medico non entro, perché su quello bisogna essere tutti d'accordo, rispettare i protocolli e che ci siano le condizioni, naturalmente. Bene, grazie Stefano, so che ti devi liberare, grazie di cuore, davvero, grazie di cuore. Grazie a voi, buona giornata. Ci sentiamo, ci sentiamo presto. Allora, poi Guglielmo, c'è questa e poi anche gli altri ovviamente, c'è questa lettera, Luigia, di 17 medici su 20, no? Inviata sì. Alla FIGC, che si dice in questa lettera dei medici? Andiamo subito a recuperarla, la recupero in tempo reale, perdonami, aveva aperto un altro file. È una lettera di 20 pagine, perché mancano soltanto la Juventus, la Lazio e il Genova, per chiedere chiarimenti, perché c'è ovviamente una preoccupazione. Questa preoccupazione è legata ai risvolti legali, relativamente al fatto che se un giocatore, esempio, allora abbiamo poi l'avvocato Stendardo a questo punto che ci aiuta, se dovesse risultare ad esempio positivo al coronavirus durante gli allenamenti, il giorno prima della partita, cosa accadrebbe? Insomma, questo protocollo continua, in attesa ovviamente che parli il Premier e che ci dica esattamente come siano le cose, perché io dico che nel frattempo ha parlato Arcuri oggi e vi posso dire che alcune cose non sono minimamente menzionate. E se il calcio è messo sullo stesso piano di altre attività, ad esempio la scuola, no? Ti dico questo, Ilario, la scuola oggi in questa conferenza stampa del commissario Arcuri non è stata menzionata non solo per adesso ma neanche per settembre, e siccome il calcio è considerato uno in quanto sport da contatto di altissima preoccupazione da un punto di vista sanitario, io mi chiedo come le due cose possano essere messe sullo stesso piano. Avvocato Stendardo, che ne pensa? Sì, io condivido la sua analisi. Se il principio è il distanziamento sociale, come vale nelle aziende, nelle scuole, perché non dovrebbe valere nel calcio? Io condivido assolutamente la sua analisi, ma soprattutto i dubbi sono tanti e vi dico sono anche dal punto di vista giuridico, perché chi poi dovrà giudicare, qualora ci dovessero essere dei contenziosi, saranno i giudici che dovranno affrontare situazioni uniche, direi, perché un evento imprevedibile così straordinario non si era mai verificato, da tantissimo che non si verifica un evento così di forza maggiore. Quindi anche dal punto di vista giuridico noi dobbiamo rispettare intanto un decreto, e quindi fino al 3 maggio vi è stata la proroga delle misure restrittive, quindi non ci sarà la possibilità di fare nessun tipo di allenamento per gli atleti. Poi sappiamo benissimo che l'INAIL afferma che gli atleti sono una categoria a rischio e che esatto. Covid è da considerare malattia del lavoro, quindi ci sarebbero delle ripercussioni legali da affrontare poi, ecco, anche per le società. Infatti le società sotto questo punto di vista si preoccupano e ovviamente si vogliono tutelare, però ripeto, ci sono tanti dubbi anche in merito a questo, non soltanto in merito a quello che poi sarà. Infatti anche tra calcio, operatori, addetti ai lavori, scienziati, ci sono ancora delle divisioni. Paolo, c'è un motivo perché le tre società, ovvero tre medici delle tre squadre, non hanno firmato la lettera? Ma è per scelta personale della stessa società da questo punto di vista. Però entrando in questo ambito, Guglielmo fra l'altro gioca ancora, oltre a essere docente alla LUIS
lui gioca ancora nella squadra della Luis ed è allenato da Christian Ledesma, tanto per rimanere in un ambito di un livello calcistico comunque alto. Io Willy ti volevo chiedere due cose però. La prima, c'è il penale, no? Da questo punto di vista, cioè le società si prendono la responsabilità, stando così le cose, i medici firmano l'autorizzazione a poter mettere gli allenamenti, però stando così le situazioni si va a finire nel penale. Per poter star tranquilli, cosa dovrebbe avvenire? Ma innanzitutto io non faccio penale, quindi non voglio assolutamente dare delle certezze così dal punto di vista giuridico. Mi limito soltanto a dire che, vista la situazione così di emergenza, così imprevedibile, così straordinaria, io credo che in ogni contesto e anche in quello sportivo occorra un intervento legislativo che chiarisca tutti questi aspetti, perché ripeto, categorici oggi anche per i giuristi non si può essere, è veramente difficile prevedere ciò che accadrà, anche per quanto riguarda, vedi, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, no? Se parliamo degli stipendi, se parliamo di tutte quelle situazioni che ci saranno, non si sa come si regoleranno in effetti poi i giudici. Ad esempio, vedi, se prendiamo anche l'ipotesi, quello che è successo ad Ascoli, la risoluzione unilaterale da parte della società, no? Nei confronti del suo allenatore, sono tutte cose che non erano mai successe, però per un evento così imprevedibile e straordinario tutti noi dobbiamo capire quello che accadrà. Sarebbe auspicabile, ripeto, e sono sicuro che occorrerebbe un intervento legislativo per chiarire tutti questi aspetti. Stefano, la stessa cosa ritieni che debba essere anche per il discorso dei contratti? Il 30 giugno, ad esempio, ieri l'Udinese con Pierpaolo Marino, che insomma è uno dei maggiori direttori più attivi del nostro mercato, ha ribadito ancora una volta che oltre il 30 di giugno non si può andare. Quindi se si inizia a 15 giugno, come si fa a non arrivare oltre il 30 giugno? Sì, anche se adesso poi da quello che leggo e da quello che emerge ci dovrebbe essere una proroga della scadenza, ecco, non della scadenza, per quanto riguarda la fine della stagione sportiva. Io credo che sia importante la condivisione di tutti i temi tra la FIFA, la UEFA, le leghe e il sindacato mondiale di calciatori. Credo che questi temi debbano essere condivisi. Credo che la FIFA abbia esortato le società a trovare delle soluzioni bonarie con i calciatori, e mi riferisco a, soprattutto a chi ha degli accordi in scadenza contrattuale, ed è logico che se il campionato dovesse terminare il 30 luglio, il buon senso dice che anche se i contratti non potranno essere prorogati oltre quella data, il buon senso dice che i calciatori comunque dovranno rimanere a disposizione della società fino alla fine della stagione sportiva. Però ripeto, sono tutti accordi che per la prima volta ci troviamo ad affrontare per un evento imprevedibile e straordinario, quindi certezze anche dal punto di vista giuridico in questo caso purtroppo non ne possiamo avere, perché essere categorici in questo momento diventa davvero da presuntuosi stabilire cosa potrebbe succedere. Agresti? No, ma sai, tutto è giusto quello che si dice. A me rimane sempre un po' la sensazione che nei confronti del calcio ci sia un'attenzione particolare, da un certo punto di vista può anche essere giusto, dall'altro quasi un accanimento. Ma sai, io ho la questa sensazione, cioè, per carità, è giusto domandarsi: ma se si ammala un calciatore, che succede? Di chi è la responsabilità? È giustissimo. Però io mi domando anche: ma se si ammala un cameriere, se si ammala un operaio, che succede? Di chi è la responsabilità? C'è qualche responsabilità penale da parte di chi? Mi sembra che invece il problema venga sollevato, magari anche giustamente, ma venga sollevato soltanto per i calciatori. Sono particolari che io, francamente, diciamo, non riesco a, cioè fatico a collegare alla realtà. Mi sembra che esista una realtà per il paese, ed è una realtà difficile, ma una realtà che prova a ricominciare, e una realtà per il calcio che in qualche modo
mi sembra che ci siano molti interessi che spingono perché non ricominci. Ecco, è una cosa che mi colpisce questa. E non lo so, questa è la riflessione. Sai cos'è, direttore? Che messa su un piano puramente etico, anche se ovviamente non parliamo della questione economica che è fondamentale, ma messa su un piano etico, il fatto che si vada a sciogliere per primo il nodo dei calciatori della Serie A, non di tutto il calcio, che quindi ci tenga così attaccati, ovviamente noi lo dobbiamo fare anche perché la nostra professione, ci mancherebbe che Radio Radio non lo faccia, ma il fatto che si venga a sciogliere per prima questo nodo, mentre tante altre cose non sono ancora state decise e sono di fondamentale importanza, perché ancora non si sa le famiglie che cosa debbano fare della loro vita, dal padre alla madre ai figli, è questa la cosa strana, direttore. Allora, se io penso che la politica per una volta si stia interrogando, mi auguro, anche in questa direzione. Ma non è così strana, Luigi, perché no, non è mica colpa del calcio. No. Guglielmo Stendardo lo sa bene, non è mica colpa del calcio se tutte queste attenzioni sono sul calcio. Noi facciamo da 40 anni una trasmissione sportiva, la facciamo soprattutto sulla Serie A. È giusto che pensiamo, è giustissimo che ci preoccupiamo anche della Serie B, della Serie C, delle cose minori, però non facciamo la trasmissione sulla Serie C. Noi non abbiamo mai parlato di Serie C in 40 anni, ci sarà un motivo. Ecco, io la penso come Agresti e voglio dire una cosa, così faccio anche una domanda all'avvocato Guglielmo, intanto lo saluto Guglielmo con tanto affetto, ma buongiorno. La domanda come avvocato, cioè, se noi invece di fare una trasmissione di calcio, vada bene a quello che dico, se invece di fare una trasmissione di calcio noi facessimo una trasmissione che si occupa, che so, di idraulica, è una cosa un po' forte quella che dico, è un'estremizzazione però, e quindi ci occupassimo della riapertura delle aziende che fabbricano prodotti idraulici e quindi, che ne so, 100.000 italiani che vanno a fare. Ecco, faremmo gli stessi discorsi o no? Io penso di sì, perché anche in quel caso lì uno che va a fare in fabbrica alle 7 del mattino e ha preso la metropolitana per andarci senza protocolli, è entrato in fabbrica, si è messo dentro a lavorare con uno che gli sta accanto, poi sono andati a prendere il caffè alla macchinetta perché magari il bar è ancora chiuso. Ma è la stessa cosa, se si ammala chi lo paga? Dobbiamo pensare al penale, a parte che l'avvocato Feltra, questo lo dico a Guglielmo che giustamente ha detto io non sono un penalista e questo ti fa onore perché non sei un tuttologo, parli del tuo ramo, ma l'avvocato Feltra che è uno dei grandi penalisti e ci ha detto l'altro giorno che sul penale non esiste problema. No, aspetta, non esiste se ci sono, se si rispettano le leggi. È logico. Assolutamente. Posso dire una cosa? Aspetta Franco, risponda a Guglielmo e poi tu fai la domanda. No, condivido perfettamente quello che è stato detto, ripeto, dal punto di vista penale bisogna rispettare le leggi e credo che ci siano proprio dei problemi sotto questo punto di vista, perché le società, la FIGC chiede proprio delle garanzie anche sotto questo punto di vista, quindi questi aspetti vanno chiariti, perché prima di iniziare, se si dovesse ripartire, occorre che siano tutelate tutte le componenti. Però sono d'accordo sul fatto che in effetti noi parliamo di Serie A perché è l'industria del calcio, però c'è un mondo di dilettanti che vive sull'isola dell'abbandono e sono oltre 1.045.000 tesserati, sono 10.650 società, sono 66.000 squadre, non sono eroi, non sono idoli delle folle, ma sono uomini, sono realtà prive di diritti di tutele. In questo momento si parla soltanto di Serie A, come giusto che sia, perché tutti noi seguiamo il calcio e soprattutto in particolar modo parliamo di Serie A, però credo che ci siano dei diritti anche per queste persone che devono essere tutelati. Cogliamo l'occasione per non staccare troppo il vertice dalla base, perché altrimenti si perde quel coinvolgimento che di tutti noi sportivi che amiamo questo sport. Il calcio è uno degli sport che coinvolge tutti, anche chi non lo sa giocare, però se noi stacchiamo così la base dal vertice, così come sta avvenendo negli ultimi tempi, rischiamo di perdere fiducia, rischiamo di perdere credibilità. Quindi mi auguro che questo sia il momento, ecco, per moralizzare un sistema che negli ultimi tempi, secondo me, ha perso equilibrio,
mi auguro che ci sia un ridimensionamento, e quando parlo di ridimensionamento parlo per quanto riguarda il costo dei cartellini dei calciatori, quando, per quanto riguarda gli ingaggi. Io penso che in questo momento, ecco, questi nodi vadano affrontati seriamente. Ancora sento parlare di cifre assurde, in un momento come questo io credo che bisogna riflettere e bisogna pensare che i veri drammi, il vero dramma è che oggi ci sono oltre 25.000 morti. Poi se il calcio riuscirà a ripartire ne saremo tutti contenti, però cerchiamo di tutelare la salute e cerchiamo di dare la giusta importanza e il giusto valore a uno sport che tutti noi amiamo, che dobbiamo tutelare, che dobbiamo preservare, ma soprattutto cogliendo l'occasione per fare delle riforme strutturali per il futuro del sistema. Avete Marco registrato, no, aspetta, avete registrato, Gelco, avete sentito Guglielmo Stendardo? Poi sul discorso della ripartenza magari si può essere più o meno d'accordo, però ha detto su 10 cose che ha detto, 8 le sottoscrivo col sangue e sono quelle che urlo da qualche anno a questa parte, cioè il calcio sta un po' fuori di testa, ragazzi, il calcio deve approfittare di questo momento per veramente riallinearsi col paese, riallinearsi con certi valori. Questo ci ha voluto dire l'avvocato Guglielmo Stendardo, che del calcio ha fatto parte e fa parte, e insomma ci ha voluto lanciare un bel messaggio. Io vorrei che questa parte si prendesse proprio, se si mettesse sui nostri social proprio, perché guardate che il calcio ha bisogno di e questo passaggio lo dobbiamo fare anche noi, perché ha ragione Furio che noi parliamo della Serie A eccetera, però questo voler staccare, beh, nemmeno il di calcio, tutta la Serie A. Aspetta, dico staccare il calcio dalle milioni di persone che ne fanno la base è comunque un'operazione d'élite che non tutti capirebbero. Ecco, questo lo comincio a capire pure io, pur volendo la ripartenza, però dobbiamo stare attenti, perché guardate che il calcio è in un momento delicato, è in un bivio molto particolare. Sentiamo Melli. E poi permettetemi di aggiungere, è un sistema che negli ultimi tempi, come dicevo, ha perso un po' di equilibrio, e la sostenibilità deve tornare ad essere la caratteristica principale, perché è vero quello che dice il presidente Lotito, che il calcio dà 1 miliardo e 250 milioni all'erario, lo sappiamo benissimo, però è anche vero che antivirus, questo era un sistema, quello di Serie A, che ha fatto 2 miliardi e mezzo di debiti, cerchiamo di riequilibrare il sistema, perché sembra che questo sia un sistema che ha perso un po' di equilibrio. Io capisco che ci sono degli interessi economici, ma proprio per questo dico, se dobbiamo ridimensionare, ridimensioniamo, soprattutto cerchiamo di creare un fondo salvacalcio che possa andare incontro alle società più piccole, perché in questo momento, ragazzi, ci sono delle società che in Serie C e nel mondo dei dilettanti rischiano di scomparire, e il mondo dei dilettanti, il 64% del mondo dei dilettanti lo fa in attività giovanile, in attività scolastica. Quindi questi sono professionisti della vita sociale. Non cerchiamo di disperdere questo patrimonio, perché ripeto, è la base di questo sport, che non va troppo staccata dal vertice. Franco Melli. Allora, io penso questo, che è giusto non ricominciare, perché il calcio non deve essere atterrito soltanto dalla questione economica, ma deve essere atterrito da quello che fa, da quello che ha fatto, dai debiti che ha accumulato e da come potrebbe proseguire, cioè staccato dalle maggioranze, perché sono le maggioranze la base del calcio, mentre noi assisteremo solo ad una Serie A completamente avulsa da tutto il resto. Dico questo perché ho apprezzato l'intervento dell'avvocato Stendardo, in quanto non mi è sembrato un intervento di parte, non mi è sembrato un intervento di un avvocato che magari in memoria di quello che è stato sostiene anche contro l'evidenza quello che è difficile ormai sostenere. Io più passano i giorni, più sono convinto che
se il calcio riprendesse commetterebbe veramente, oltre ad un abuso, oltre a un peccato etico, oltre a una moralità, ma la distruzione di se stesso, perché significherebbe, come è stato detto, perdere centinaia e centinaia di società, migliaia e migliaia di praticanti, di amatori, per andare dove? Per andare verso l'ignoto e soprattutto rischiando sempre il famoso discorso: ma se uno si ammala o due si ammalano, che facciamo? Si interrompe un'altra volta? Vabbè, ognuno è libertà di pensiero, ovviamente, ognuno ovviamente dice la sua. Solo una cosa, Ilario, solo una cosa breve, una controreplica. È giusto quello che dice Franco, non bisogna perdere, giustissimo quello che dice Stendardo, ma non ho capito perché dovremmo perdere tutti i dilettanti, tutte le cose, se il calcio di Serie A ricomincia. Dov'è il nesso? E al contrario, se non ricomincia loro saranno nei guai ancora più evidenti. Franco ha detto che non deve ricominciare, perché se ricomincia i dilettanti, la Serie C, hanno tutti. Ecco, allora spiegatemi dov'è il nesso, se me lo spiegate io mi arrendo. Ma i dilettanti sono un mondo a parte. Ma deve ricominciare tutto insieme. Cioè, purtroppo il mondo dei dilettanti sarà molto condizionato nella sua ripresa non dai problemi del calcio dei grandi, se giocano o non giocano per grande calcio. Sarà molto condizionato purtroppo dai problemi economici del paese, perché il calcio dilettanti, come Stendardo sicuramente sa, vive molto di piccole imprese, di piccoli imprenditori, piccolissimi imprenditori volontari che fanno un'attività, che mettono anche delle risorse in squadre di dilettanti e le mettono quasi a fondo, anche a fondo perduto, vive del è quello che il rischio che corre il calcio dilettanti, il calcio giovanile, è questo, e cioè che piccoli imprenditori che ora hanno difficoltà, avranno difficoltà a far ripartire la loro attività, non avranno la possibilità di finanziare, certo. Anche sponsor piccoli, eccetera, è difficile che qualcuno che magari lo fa a livello per investimento sociale, diciamo, piccole sponsorizzazioni alle società che permettono alle società dilettantistiche di andare avanti, è difficile pensare che uno che ha un'attività possa investire qualsiasi cifra nel calcio dilettante. Stendardo? No, attenzione, c'è da dire una cosa, non so se su questo Stendardo è d'accordo, che chiaramente i mali più grandi del calcio stanno in Serie A, l'abbiamo detto, l'ha detto lui, l'abbiamo detto noi, siamo d'accordo tutti, però attenzione che anche nel calcio dilettanti c'è tante cose che non vanno bene, anche il calcio dilettanti andrebbe un po' rivisto, perché se voi pensate a quanti piccoli imprenditori si indebitano, eccetera, perché dall'eccellenza vogliono andare in Serie D e poi addirittura in Serie C, non sono in grado di farlo e rovinano anche delle società che all'inizio ci sono, ce n'è una qui vicino a Roma, Paolo Cericola la conosce bene, il San Cesario, era quasi in Serie C, poi è fallita. L'avvocato, prima di salutarla, la parola finale. Ma intanto mi ha fatto piacere condividere con voi questi temi, ma ripeto, più da ex calciatore che da avvocato, io l'unica cosa che dico è che l'obiettivo di tutti noi è quello di trasformare il calcio, lo sport, dalla Serie A al mondo dei dilettanti, per non parlare anche del calcio femminile, in una risorsa sociale e culturale, rendendolo fruibile in ogni angolo del mondo, perché dobbiamo cercare di proteggere e di veicolare i suoi valori soprattutto ai giovani. Negli ultimi tempi, purtroppo, e ripeto, secondo me si è perso un po' l'equilibrio. Io mi auguro che da questo momento così difficile, così grave che tutti noi stiamo affrontando, si possa recuperare quella credibilità, quella fiducia. Io credo che sia importante avere la volontà politica di voler cambiare le cose, però penso che il calcio debba assolutamente essere riformato in alcune cose. Mi auguro che si faccia, però guardando non soltanto la Serie A, guardando il sistema calcio complessivamente, perché soltanto così possiamo tornare a gioire. Grazie. Grazie Guglielmo. Grazie a voi. Grazie davvero di cuore. Grazie.